Signori, non volevo caricare un video, un secondo video in realtà, subito, questa sera, però credo che sia doveroso farlo perché ho un po' ascoltato le parole di Allegri, un po' le parole di Szczęsny, questo post partita. Vorrei anche un attimo trovare la linea, no? Perché è una linea che in realtà va a formare un cerchio. A me può andare bene tutto, davvero, guardate, tanto giunti a questo punto, siamo al terzo anno di Allegri 2.0, non vedo chissà quali sbocchi per un gran futuro della Juventus in questo momento, nel breve periodo perlomeno, quindi scemo io che penso che con qualcosa in più la Juve possa fare, perché poi tanto si arriva sempre a fare il qualcosa in meno dal qualcosa in più, cioè parte anche una volontà di andare a fare una determinata cosa per modificare l'andamento della stagione dell'anno scorso, poi la prima difficoltà, sciolti come neve al sole, conviene fare il passo indietro. Quindi davvero scemo io che dentro di me c'ho ancora questa luce di ottimismo nel sperare che qualcosa possa cambiare e che a un certo punto le persone vengano messe di fronte a quelli che sono stati dei fallimenti negli ultimi anni. Quindi davvero scemo io, quindi a questo punto accetto tutto, mi va bene tutto, perché tanto capisco che ormai l'andazzo è questo e difficilmente lo si cambierà. Però se sul campo è una roba difficile, complicata, l'imprevisto, l'avversario, può succedere letteralmente qualsiasi cosa, allora una cosa non può andarmi giù, non può andarmi bene, non posso accettarla, non può essere una cosa che digerisco. E sono le dichiarazioni, sono le parole, perché ho visto un po' di casino, no, per le parole di Szczęsny, qualcuno che dice lavaggio del cervello e robe del genere, perché comunque Szczęsny l'anno scorso aveva avuto delle altre chiavi di lettura, ma le parole di Szczęsny, ragazzi, sono condivisibili. Szczęsny dice che il pareggio sono sempre due punti buttati piuttosto che uno guadagnato, poi dice per come si era messa la partita è ovvio che è un punto guadagnato perché c'è stata più Atalanta che Juve, dice anche Sassuolo sul 2-2 potevano fare un punto guadagnato per come si era messa, poi ci sono stati degli errori e noi dobbiamo evitare di arrivare a quel punto lì. Però Szczęsny lo dice chiaro e tondo, cioè noi giochiamo sempre per ottenerne tre e quando ne facciamo uno significa che due punti li stiamo buttando via, chiaro, lineare. Io credo che quando poi ci sono delle partite che si vanno a complicare, come magari quella di Reggio Emilia, effettivamente un punto possa essere buono. Vi faccio un esempio col Bologna, vi dico chiaro e tondo che per me è stato più un punto conquistato, no, che due persi, per come si era messa, per anche degli episodi arbitrali che avrebbero poi portato la Juventus a dover giocare magari un uomo in meno e ad assegnare un calcio di rigore al Bologna, perché poi Ling Junior fa l'assist per il gol dell'1-1 di Vlahovic, ma se quell'episodio non lo danno a me non rispondo alle mie azioni, vado giù di testa. Quindi ci sono delle situazioni in cui un punto è conquistato per come si mette alle partite, però sono sempre due punti persi, sono sempre due punti lasciati lì. Punto meritato, dice Szczęsny, perché effettivamente l'Atalanta ha avuto quattro occasioni colossali, non ne ha buttata dentro alcuna, ci sono stati degli interventi di Szczęsny a differenza degli errori. Per me l'analisi è quella lì, è vero, è un punto meritato, la Juve merita un punto stasera, però non posso accettare quello che vi dicevo prima, perché sinceramente non posso accettarlo, di sentire che si è contenti per il punto, che si è felici per il punto, che abbiamo giocato bene per 60 minuti, che si è soddisfatti per la prestazione. È diverso dire va bene per come si era messa, per la partita che abbiamo fatto, per come era diventata la serata, abbiamo portato a casa un punto e quindi va bene. Ma dire che si è contenti
per il punto, si accontenti per il pareggio, che il risultato ti porta gioia, per me è tutto un altro discorso, che è il discorso che vi facevo comunque nel video post partita. Oh signori, sei alla Juventus, gira che ti rigira, sei alla Juventus. Cioè, a me non mi è mai capitato di sentire che il motto della Juventus è vincere non è importante, l'unica cosa che conta, ma se pareggi comunque sei contento uguale. Non mi è mai capitato di sentirlo, perché poi io sento persone che mi dicono: ma secondo te Allegri è davvero contento di arrivare soltanto al quarto posto? No, lo dice per facciata. Allora mi può dire che è contento per il punto, può dirmi che comunque rimaniamo lì e quindi va bene. Cioè, se l'obiettivo è giocarsi qualcosa di più grande, stasera sei incazzato, perché come dice Szczęsny sono due punti lasciati indietro, no? Perché l'obiettivo, la Juventus scende in campo per fare tre punti, da che mondo è mondo? Se noi non ripartiamo da queste cose qui, dal mettere la mentalità in queste cose qui e dal far passare anche pubblicamente che la Juventus deve fare tre punti, la Juventus nelle partite decisive o importanti o determinanti ci fa un punto, va bene, è contenta, la Juventus è contenta dopo di fare un punto. Io non credo che il tifoso della Juventus possa essere contento di fare un punto. Io tiro fuori un po' quello che è stata una discussione con un mio amico, ciao Boez, tifoso del Bologna, qualche anno fa, tra una birra e l'altra, una sera, parlavamo e lui mi diceva: guarda, non c'è cosa più bella quando vado allo stadio da tifoso del Bologna ed esco ed è un pareggio, e c'è un pareggio. Quando gioco con la Juventus, io non gioco per vincere con la Juventus, gioco per pareggiare. E quando facciamo un punto sono felicissimo, perché? Perché sa un puntino che muove la classifica. Ecco, la partita di Bergamo, le dichiarazioni post partita di Bergamo da parte del responsabile tecnico della squadra ti fanno pensare a San Puntino, che è la discussione, il ragionamento, la mentalità che ha sempre avuto un tifoso del Bologna quando andava a affrontare determinate squadre. Io credo che la Juventus, per ritornare ad essere la Juventus, ma prima del quello che ci si mette in campo, prima della formazione, prima dei giocatori, prima degli schemi, dei moduli, delle azioni, prima degli stop, prima dei tiri in porta, prima delle parate, prima di tutto questo ci deve essere la Juventus e la mentalità della Juventus, che non può essere contenti del puntino, di San Puntino che muove la classifica perché non si è perso. È ovvio che un punto è meglio di zero. Per quello che dico, ci sono delle partite, delle situazioni in cui sei in momenti difficili, come col Sassuolo, che sei andato sotto una volta, l'hai ripresa, sei andato sotto una seconda, l'hai ripresa, con degli errori tecnici in mezzo, se quella partita lì la pareggi, anche se poi mostri di volerla vincere, perché la Juventus aveva 13 minuti per vincere, ha preso altri due del Sassuolo, ma se dimostri di volerla vincere, ma la pareggi, non succede niente. La partita con il Bologna, dove eri partito male, però poi ci sono degli episodi, anche brutti dal punto di vista non solo sportivo ma anche arbitrale, è un punto guadagnato, perché rischiavi di lasciare via anche quello lì. Ma un conto è il punto guadagnato, un conto è meglio pareggiare che perdere, un conto è essere felici del punto ed essere soddisfatti di una prestazione dove la Juventus non è mai andata vicino a tirare in porta e quindi a guadagnarsi il vantaggio. Attenzione, perché sono cose differenti. E diceva un saggio una volta: sembrano sottili, ma ci passa tanto, no? Ed è la mentalità, ed è la stessa mentalità che tante volte ci fa dire: ehi ragazzi, i calciatori sembrano cagarsi addosso in campo, com'è possibile che giochi nella Juventus e te caghi addosso? Se poi la mentalità è essere contenti per un pareggio a Bergamo con l'Atalanta, se sei la Juventus, beh, due domande vengono da farmele, perché ribadisco, puoi giocare una brutta partita, però poi devi essere bravo a dire che è stata una brutta partita. Puoi fare un pareggio, però poi devi essere bravo a dire che il pareggio è un obiettivo minimo, dato che stiamo parlando sempre di obiettivi minimi. Poi certe cose vanno dette, certe cose vanno passate, certe cose vanno messe in primo piano, perché sei la Juventus. E
tante volte negli ultimi anni sembra che essere la Juventus stia passando di moda, o comunque rendersi conto o fare in modo di dire se la Juventus stia passando di moda dai giocatori all'allenatore, perché in campo spesso e volentieri si vedono atteggiamenti da parte dei giocatori che non sono da Juventus, e anche i microfoni spesso e volentieri ci sono dichiarazioni che non sono da Juventus, perché dire giochiamo per prendere i tre punti, un pareggio sono due punti buttati via, poi in alcuni momenti devi accontentarti del pareggio piuttosto che perdere, le posso ancora capire. Dire siamo contenti, soddisfatti, abbiamo giocato bene in una partita del genere, secondo me invece è abbastanza vicino a rendere la Juventus una squadra diversa da quello che è sempre stato il valore assoluto della Juventus agli occhi dei tifosi, agli occhi degli avversari, agli occhi della proprietà, cioè una squadra che non può accontentarsi di certe cose. Quindi se vogliamo fare quel passo in avanti dal punto di vista mentalità, che viene ben prima di tutto il resto, ribadisco, prima di tutte le partite, le formazioni, gli errori tecnici, viene prima di tutto questo, però la mentalità della Juventus, e cioè si vince, si deve vincere, si deve provare a vincere, è sacra e va ripristinata, perché se al termine della partita diciamo siamo contenti per il pareggio, alzo le mani, me ne tiro fuori, non è assolutamente la squadra che magari soltanto io nella mia testa mi sono immaginato e della quale mi sono innamorato, della mentalità che amo e che adoro della Juventus. Poi si può perdere assolutamente, ma bisogna sempre giocare per vincere, e se non arriva la vittoria quella rabbia sportiva deve essere il carburante per arrivare a migliorarsi, perché nella vita come nel calcio chi si sente arrivato non è arrivato, è semplicemente finito.